La Coppa Italia per il Teramo rimane un miraggio ad andare in semifinale contro la vincente dello scontro Matera-Taranto e l'Ancona, a cui servono i calci di rigore per passare il turno e gli errori dal dischetto di Amadio e Ilari. E dire che nel complesso, nel freddo pomeriggio del Bonolis, si è visto un mondiavolo. Narciso deve darsi da fare per evitare che il colpo di testa di Imparato non si trasformi in una beffarda autorete. Ma piano piano il Teramo perde le misure e l'Ancona è brava ad approfittarne, soprattutto nelle ripartenze, e quella al 28esimo è davvero micidiale. Costruita sull'asse Paolucci Fredieri e l'ex aquilano ad involarsi verso la porta del Teramo e a scaricare il pallone del vantaggio dorico con la leggera complicità di Narciso. La squadra di Brini, trovata il vantaggio, potrebbe calare il bis mortifero, ma Gelonese manca la porta sotto misura dopo una corta respinta della difesa di casa. Nell'intervallo entra Ilari per Petrella, il diavolo ne trae maggior beneficio, soprattutto perché cambia e si mette 4-3-1-2. Proprio l'ex Sant'Arcangelo è pericoloso in apertura di tempo con la girata a Mancina che manca la porta. Ma dopo 3 minuti sale in cattedra Marco Sansovini. La sventagliata di Sales pesca l'attaccante che mette giù di destro e col sinistro fulmina Anacoura per la rete della parità teramana. Paroni di casa che giocano meglio degli avversari. Zauli inserisce Baccolo per uno spento Carraro, ma è ancora Ilari a farsi vedere in area avversaria con una mano galeotta che costa al centrocampista il cartellino giallo. È sempre Sansovini però a deliziare il poco infreddolito pubblico del Bonolis, con una replica quasi perfetta della rete siglata qualche minuto prima. Stavolta il lob bacia l'incrocio dei pali e diventa assist perfetto per Tempesti, affrontato in maniera dubbia da Ricci. Brini toglie Zampa e Frediani per Aghiei e Mancini, ma è sempre il Teramo a premere sull'acceleratore con Ilari, tiro potente ma centrale, e Tempesti che non arriva sul traversone deviato di Imparato. L'ultima occasione per evitare i supplementari al 95esimo ce l'ha Baccolo, murato dalla difesa dorica e quando è già in posizione di sparo. Nessuna emozione nell'appendice dei supplementari, squadre stanche che non si danno l'anima per cercare il gol che consegnerebbe il lascio passare per il penultimo atto. E così la lotteria dei rigori premia l'Ancona che è infallibile dal dischetto, a segno Bariti, Mancini, Aghiei col brivido e Momentè, mentre il diavolo, dopo i centri di Caidi e di Paolo Antonio, sbaglia con Amadio, parato, e Ilari pallone alto. In semifinale dunque va l'Ancona, mentre per il Teramo rimane il campionato. E lunedì sera c'è la gara, da non fallire, contro il Fano. Mister, la fortuna non sorride al Teramo anche quando meriterebbe di vincere, si può dire? Sì, come domenica scorsa, perché tra le due squadre avrebbe, secondo me, meritato di più il Teramo, oggi senza nessun dubbio. E quindi dispiace da morire, ma dispiace per i ragazzi, perché entrano nei spogliatoi sempre con la testa bassa, anche quando non lo meriterebbero. E quindi la vittoria di oggi, oltre a coltivare un piccolo sogno, perché insomma quest'anno la Coppa Italia ha un valore importante, uscire in maniera immeritata in un momento dove la squadra assolutamente vuole andare a ottenere i 3 punti importantissimi, perché questa squadra ha qualità e gli servirebbe veramente un sorriso dopo le partite per quello che fa. Mister, immagino che un passaggio del turno in Coppa Italia, soprattutto quando si tratta di semifinale, faccia sempre piacere. Sì, ci tenevano i ragazzi e credo che l'abbiano anche dimostrato per l'impegno che hanno messo. Sicuramente non era facile, perché venivamo da una sconfitta sicuramente immeritata sul campo del Venezia, e oggi forse c'è stata anche un pochettino di voglia in più in questa competizione. D'altronde sei in semifinale, eravamo nei quarti sia noi che il Teramo, perciò era giusto provarci sia loro che noi.